È nato prima l'uovo o la gallina? Tutti voi conoscete la domanda, ma sapete anche la risposta? L'omelette. L'omelette è venuta prima. L'omelette è la ragione per cui uovo e gallina esistono. Per fare un omelette a regola d'arte servono 30 g di latte intero, 15 g di olio extravergine di oliva, 2 uova, sale. Per prima cosa procuratevi una bowl e rompeteci dentro le uova. Aggiungeteci latte, un pizzico di sale, con una frusta poi. Ma voi non siete qui per imparare a fare un'ottima omelette, spero. Voi siete qui per conoscere un po' di più Cartesio, il padre del dubbio. E allora cominciamo con una domanda. Quanto, secondo voi, è necessario sapere per poter dire di conoscere veramente qualcosa? Questa non è una domanda che è stata fondamentale solamente per Cartesio, dato che lui passerà tutta la sua vita a cercare di rispondere a questa domanda, ma è fondamentale anche per noi, perché se noi ci fermassimo solo al pensiero di René Descartes e non approfondissimo anche il contesto storico, il contesto sociale, l'indole soprattutto di René, forse non lo conosceremo abbastanza, non lo conosceremo come in realtà merita di essere conosciuto. E allora, primum vivere, deinde philosophari, come spesso diciamo in questo format, prima pensa a vivere, poi a filosofare. La vita viene prima, la filosofia viene dopo, e allora cominciamo ad affrontare la vita di René Descartes, italianizzato Renato Cartesio. Deliziaci, Francesco, grazie. Oh. Ti chiedo di fare un piccolo gioco di immaginazione. È mattina. Vi siete appena svegliati. Questa è la colonna sonora della vostra giornata. Il sole timidamente filtra tra le tende damascate e comincia lentamente a riscaldare la stanza. È un caldo dolcissimo abbraccio e voi siete sotto le coperte nel vostro morbidissimo letto e sentite che non è ancora il momento di alzarvi. Volete ancora dormire un pochettino? La testa ancora stanca, non ancora sveglia, precipita nella sofficità del cuscino. Oh, è l'ora della colazione, di già? Magari un croissant, una spremutina, un uovo alla cocca, un omelette, perché no? No, Francesco, altri 5 minuti, per favore. È tutto bellissimo. E sono convinto che bellissima è anche stata quella mattina del lontano 31 marzo 1596, quella mattina in cui René Descartes, Renato Cartesio, nacque, figlio di Joachim Descartes, consigliere del Parlamento di Bretagna, e di Madame Brochard. Ora, la famiglia Descartes può vantare tra le sue fila un grande numero di magistrati, medici, funzionari delle imposte. Il padre stesso di Cartesio verrà insignito del titolo di Escuyer, che è il grado più alto della nobiltà francese, dell'epoca almeno. Senza contare tutte le rendite che i fondi e i terreni scambiano.
sganciano periodicamente alla famiglia, perdonate il termine un po' poco francese. Tutto è bellissimo. Parbleu, mon Dieu. L'educazione di Cartesio è affidata ad una scuola privata all'inizio, poi passa alle mani dei gesuiti. E in questo collegio gesuita Cartesio impara la retorica, la grammatica, i rudimenti della filosofia. Appena finiti gli studi, seguendo la volontà del padre, intraprende la carriera giuridica. Capite come per René è tutto un gioco molto aristocratico. Si odora, si percepisce questa nobiltà francese che, a parer mio, è ben diversa dalle altre nobiltà europee. Io mi immagino la nobiltà inglese molto impettita, molto rigida, quasi austera, no? Poi abbiamo la nobiltà italiana, e noi siamo italiani, e quindi un modo per buttarla in cacciara lo troviamo sempre. Comunque, basti pensare ai cavalieri di oggi. Ecco, la nobiltà francese invece se la gioca in punta di piedi. Danza. Se la gioca in punta di fioretto. E ci sta con la descrizione di René. Perché dovete sapere che appena diventato maggiorenne René decide di entrare volontario nell'esercito francese, ma essendo lui nobile, gode di certi diritti che evidentemente i soldati comuni non hanno. Approfittando degli spostamenti dell'esercito, lui ne approfitta per studiare l'arte delle fortificazioni, la lingua fiamminga, l'arte della prospettiva. Tutto in punta di piedi, è un bellissimo gioco, anche la guerra, e quindi io mi immagino questo Renato appollaiato su un trespolo come una allodola a osservare il tremendo massacro che sta avvenendo sotto di lui, mentre lui apprezza invece il gioco di prospettive, l'unione di questi eserciti, il movimento dell'attacco all'arma bianca, la tauromachia, straordinario, sempre in punta di piedi. Un bellissimo gioco. Interessa di musica, di armonia, una lodola appunto, che si interessa di matematica e anche alle sue applicazioni pratiche, alla fisica. Pensate addirittura che si progetta di scrivere un trattato intitolato Trattato della Luce. Bellissimo, un nome tipicamente francese. E in questo trattato si propone di strizzare un po' l'occhio, di approfondire tutte quelle teorie copernicane, eliocentriche, avete presente queste idee? Il sole al centro dell'universo, i pianeti che ci girano intorno. Sì, no, se non che, aiutami qua Francesco, scusami, nel 1633, me lo confermi, grazie, un certo, più o meno, un 22 giugno, un signore che, aiutatemi, penso si chiami Galileo Galilei, giusto? Non viene condannato per eresia. Ed effettivamente Galilei parlava di queste cose, moti eliocentrici. René chiaramente lo viene a sapere, e sapete che cosa fa mentre sta scrivendo questo bellissimo trattato? Dice, sai cosa? Ma lasciamo perdere, ma lasciamo stare. Ma no, ma non è, ma René, ma spiegaci, stavi scrivendo questa cosa, Trattato della Luce è bellissimo, di che cosa parla questo trattato? Ma no. Le solite cose, una persona semplice, è tutto bellissimo! Perché forse nella vita di René è tutto bellissimo, ma la realtà attorno a lui non mi sembra poi sia così. L'Europa di Cartesio è quantomeno tormentata. Il continente è appena uscito dal Rinascimento, se l'è appena lasciato alle spalle. Quest'epoca, questo movimento culturale, molto di più di movimento, che da circa la metà del XV secolo aveva dato uno slancio vitale all'essere umano e al ruolo dell'uomo
all'interno di questo universo. Il Rinascimento, voi lo ricordate, per la fioritura delle arti, del libero pensiero, della scienza. Si passa dalla tirannia del cristianesimo, del Medioevo, alla libertà. L'uomo ritorna centro del suo mondo, dei suoi interessi, e la natura diventa un oggetto da studiare e uno strumento da adoperare. Bellissimo, giusto? Io direi Rinascimento dalla possibilità a personaggi come Leonardo da Vinci, Niccolò Copernico, di sbocciare, di fiorire, tanto che si arriverà a parlare, si è arrivati a parlare di rivoluzione scientifica nel nome della libertà, giusto? Però dalla libertà nasce la diversità. Dalla diversità la diffidenza. Dalla diffidenza la paura. Dalla paura l'odio. Dall'odio la guerra. È il 1598, viene siglato l'editto di Nantes, che pone fine a 30 anni di guerre di religione che avevano dilaniato la Francia. Cartesio aveva solo 2 anni. 17 marzo del 1600, Giordano Bruno viene bruciato a Rovo, accusa eresia. Vi leggo alcuni capi. Opinioni eretiche su Cristo, negazioni dei dogmi della Chiesa, opinioni eretiche sull'inferno, giacché secondo lui non c'è inferno e nessuno è dannato di pena eterna, ma che con tempo ognuno si salva, che si trovano più mondi, che tutte le stelle sono mondi, ed il credere che sia solo questo mondo è grandissima ignoranza, che morti i corpi, le anime vanno trasmigrando d'un mondo nell'altro, dei più mondi, ed un capo nell'altro. Blasfemia. 1609. Un editto regio in Spagna sancisce l'espulsione, l'inizio dell'espulsione dei Moriscos, i discendenti dei musulmani di Al-Andalus. 300.000 persone cacciate dalla Spagna nel giro di 5 anni. 1618, 9 anni dopo, scoppia la guerra dei 30 anni, uno dei conflitti più lunghi e disastrosi che l'Europa abbia mai conosciuto. Devastazione di centri abitati e di campagne, saccheggi a cui si aggiunsero pestilenze e carestie. Avete bisogno ancora di una ragione? C'è davvero chiedersi se è giusto fare la guerra quando qualcuno muore per le idee di qualcun altro? Non vi basta? 1633. Processo Galileo Galilei. 1642, scoppia la prima rivoluzione francese e René si chiede perché? Perché chi è? Qual è quel Dio disposto a tollerare tutto questo? Oppure non c'è nessun Dio? Oppure siamo noi il problema? Cani sciolti senza padrone, ciascuno schiavo della propria idea, ciascuno che si è costruito una caverna di ignoranza all'interno della propria testa per difendere quel piccolo barlume di ragione che pensa di avere, che impallidirebbe davanti alla luce del sole, che si costruisce questa caverna per difendere quella piccola ragione di cui tanto ci vantiamo. È stata veramente così. Su Cartesio, dico, la storia non si discute. Io ho qualche dubbio. È vero, nel 1628 René è costretto a rifugiarsi in Olanda per godere di quella libertà politica e religiosa che caratterizzava quel paese. Forse però l'ha fatto anche per scansare tutti quegli obblighi sociali che era tenuto ad obbligare quando era in Francia. Ecco, io credo che René Descartes non abbia mai veramente vissuto sulla propria pelle la storia del suo tempo, ma che
che si sia limitato ad osservarla, sporadicamente intersecandola, e che l'abbia affrontata come uno di quei tanti giochi nobili giocati in punta di piedi che hanno caratterizzato la sua vita. Un enigma da risolvere, una coordinata da identificare all'interno del piano cartesiano, perché voi sapete com'è nato il piano cartesiano? Ve lo dico velocemente, la leggenda narra che René stesse accompagnando l'esercito in uno dei suoi tanti spostamenti ed era chiuso in questa stanza, sdraiato sul letto, e si scervellava, voi giustamente direte, per trovare strategie militari, per capire come muovere le truppe, no. Si stava scervellando per tentare di trovare e di costruire un sistema matematico, scientifico, rigoroso e chiaro e condivisibile. I tipici ragionamenti pre-battaglia, ecco, diciamo. E a un certo punto la sua attenzione viene carpita da un ronzio. Una mosca che volteggia nell'angolo alto della stanza. E osservandolo, è il tipico colpo di genio, René si rende conto che se avesse calcolato la sua distanza dall'asse X e dall'asse Y, sarebbe riuscito a identificare il punto esatto della mosca. Così, banalmente, nacque il piano cartesiano. Ecco, forse la storia per René non fu altro che una mosca da identificare. E paradossalmente, ma nemmeno troppo, forse fu proprio questa distanza che permise a Cartesio di descrivere così fedelmente la realtà in cui si trovava. Molto conflittuale, molto tormentata, come abbiamo visto. È un po' come se Cartesio fosse un astronauta che guardasse la Terra dallo spazio e vedesse gli uomini che sono ignari di girare assieme alla Terra. E da lì in alto, da questa visione cosmica, quasi divina, tutte queste, posso chiamarle, beghe, sembrano poca cosa, persino le guerre di religione. E a questo punto, se noi dobbiamo cercare la verità, se noi dobbiamo capire esattamente il punto esatto della storia, forse anche le guerre, anche i tormenti, sono solo delle variabili all'interno di questa equazione da risolvere. Oh, se bisogna spargere un po' di sangue per arrivare alla verità, sia. Per fare una frittata bisogna rompere qualche uovo, no? Ed è esattamente questo il punto. Si torna alla frittata, si torna all'omelette, straordinario. L'omelette è l'origine di tutto. Non esistono uova o galline, esistono omelette. E se noi dobbiamo raggiungere l'omelette, dobbiamo trovare un modo per farlo anche bene. Un metodo. E René si rende conto che fino a quel momento è stato esattamente il metodo a mancare, da Platone fino ai suoi giorni. Perché quando vado da un medico, questo medico non inventa la penicillina? Perché giustamente è già stata scoperta. E allora perché quando vado a interrogare Aristotele, questo deve ripartire da capo? Perché quando lo interrogo sulla felicità, ogni filosofo deve ricominciare da capo e creare il proprio sistema? No, non funziona così. Manca un metodo, manca una ricetta per fare l'omelette. Così che sia uguale in Giappone, in Australia, in Italia. E vogliamo anche dare un nome a questa omelette? Facciamolo, chiamiamola verità, chiamiamola conoscenza. Ma perché sentiamo questo grandissimo bisogno di mangiare un'omelette nella nostra vita? Perché sentiamo il bisogno di conoscere la verità? Perché noi ci prepariamo un'omelette quando siamo a casa perché le scatolette di tonno e le bacche che troviamo in giro per i boschi e per le foreste non ci bastano. Vogliamo qualcosa di più sfizioso. Non è fame, è più che altro voglia di qualcosa di buono, ci insegnavano giustamente. E quel qualcosa di buono è esattamente la verità, la conoscenza, perché la verità e la conoscenza ci migliorano, migliorano noi in quanto esseri umani e ciò che ci circonda. Conoscendo la teoria musicale, noi, Francesco, riesce a produrre musiche meravigliose. Imbrigliando le leggi della fisica, noi riusciamo a lanciare i razzi nello spazio. La conoscenza, la verità, raffinata.